Sempre a parlare di Roma, ma in questa è la Roma, di che dobbiamo parlare? Della Roma. Buon pomeriggio a Massimo Penso. Buon pomeriggio a te Roberto e a tutti i Radio Web ascoltatori. Come stai innanzitutto? Bene Roberto, bene, un po' freddolito, questo tempo è un po' così strano, oggi è leggermente meglio perché non c'è vento, ma fino a ieri vento di tramontana, quindi era proprio freddo. Certo, diamo naturalmente ancora il benvenuto alla nuova entrata a Martina Rossi, che per essere la prima volta che parlava in radio sinceramente è stato un fiume in piena, ha analizzato un po' tutte quelle che sono le note positive e le note negative di questa Roma, quindi Martina di nuovo benvenuta nel nostro gruppo. Con Massimo Penso invece il benvenuto all'esordiente Massimo Penso, quanto tempo fa l'ho dato? L'esordiente, poi non c'è stato bisogno almeno dell'esordio, perché io mi ricordo che al primo intervento potevo pure chiudere, andarmene tranquillamente, perché ti ho detto subito che davi la sensazione che in radio ci sei sempre stato. Ma perché mi evidentemente ero a mio agio con te, per me era come era ed è ancora come parlare alla radio, stando attento appunto magari a non usare parole forti, che non è nel mio costume comunque, però insomma ci faccio molta attenzione, questo e bisogna fare attenzione a quello che uno dice, sì, però sì, io mi sono trovato sempre diciamo a mio agio con te. Oh, Camilla e Fabiola ti mandano tanti saluti e tanti auguri di buona Pasqua. Un saluto a tutti quanti. Non so da quale zona, penso che siano romaniste però, sinceramente parlando, perché non hanno specificato. Anche Marco, tutta Juventus, gli auguri di buona Pasqua all'opinionista migliore che non le manda a dire, le dice proprio, direttamente. Grazie Marco. Auguri, auguri. Auguri. Buona Pasqua Marco e la Juventus in Serie B. Oddio, c'è qualche interferenza. In Serie B, basta, zitto. Allora, andiamo un attimo a noi. Cominciamo un attimo dall'ultimo fatto di cronaca che riguarda la Roma, la Lazio e la Salernitana. C'è qualcuno che ci ha costruito un romanzo a puntate, ma io dico che se il magistrato dice alla Guardia di Finanza, dà un ordine di perquisire delle sedi, la Guardia di Finanza lo deve fare, è un compito di istituto, no? Beh, certo, io penso di sì, mi pare strano comunque che ci siano state, per quanto riguarda la Roma, cose, diciamo, non regolari, in quanto c'è stato un delisting della borsa, la Consob ha fatto anche che minuziosamente avrà guardato tutti gli incartamenti, documentazioni, fatturazioni. Ecco, è proprio questo il punto, no? La Consob ha spulciato millimetricamente tutti i bilanci e le pratiche della Roma, della S Roma. Possibile che la Consob adesso sia diventata miope o parzialmente non vedente e qualcosa sia sfuggito? A me sembra molto molto strano. Non lo so, sai, esprimersi su queste cose è sempre... No, per adesso abbiamo solo delle sensazioni, per carità, però siccome... Solo a sensazioni, perché non conosciamo niente, certo, non sappiamo niente di quello per che per il momento, parlando, per quello che ci hanno raccontato e fatto vedere, la Roma, perché noi ci occupiamo della Roma, Lazio e Salernitana se ne occupano altre persone, la Roma non ha nulla fuori posto né fuori normativa, per cui staremo un po' a vedere quello che succede alla fin fine. Ma io poi non capisco questa cosa, su cosa si può discutere, se io valuto un giocatore 30 milioni e in cambio me ne dà un altro da 25... Non c'è sborso di denaro, può essere sicuramente una cosa che induce a sospetti, no? Certo. Ma forse questo poteva essere anche per altre squadre, come di cui no? Noi abbiamo sempre parlato e abbiamo detto come fa un giocatore della primavera che non ha mai visto la prima squadra a costare 60 milioni di euro. Ecco, forse su quello si dovrebbe dire, scavare più in profondità. Mi sembra che ci sono stati dei casi analoghi anche con l'Inter e il Genova, no? Sì, sì. C'era Pellegri, c'era quell'altro ragazzo di colore che non mi ricordo come si chiamava. Pellegri 16 anni aveva, 16 anni, mai giocato in Serie A, al suo esordio in Serie A ha fatto con la Roma, cioè valutato una cifra spropositata
che chiaramente insinua dei dubbi, ma poi non hai certezze, per cui che cosa Ecco, vuoi? questo è il punto. Non si hanno certezze, però i soliti ignoti, per dirne una, hanno già scritto dei romanzi a puntate. La Juventus, che ha maggiori appigli, se ne parla molto di meno. Cioè, sono ste cose che ci lasciano un po' amareggiati, no, Massimo? Ma più che amareggiati, a me personalmente non mi danno più nessun, non mi fanno più nessun effetto, perché ormai so perfettamente in Italia come vanno le cose. In Italia i giornalisti sono una categoria che insomma non, di cui io non ho nessuna stima. Tutto qua, perché sono, non sono persone, tra virgolette, libere di dire il loro pensiero come succede in altri stati, in altri paesi, no? Ma qui sembra quasi che sia una condotta editoriale, devi fare questo e vai avanti così. Ecco, Cioè, non pare che non aspettassero altro che bastonare la bravo, Roma. complimenti, bravo, Questa è la esatto. sensazione che abbiamo avuto, ma poi ripeto, adesso si vedrà, faranno queste indagini, faranno tutta questa cosa, intanto state stabilizzando un ambiente. Ecco, bravo Massimo. Vogliamo parlare per proprio per mettere il dito sulla piaga di questi, una parte di giornali che quando Zaniolo o i giocatori della Roma avevano delle reazioni isteriche perché subivano, pensavano di aver subito dei torti, delle ingiustizie arbitrali dal punto di vista delle ammonizioni, dei falli, eccetera, hanno fatto un via vai, la Roma è nervosa, Zaniolo deve essere educato, Zaniolo deve cambiare squadra perché a Roma non ci può stare, hanno tirato la volata ad altre squadre, alla fine Zaniolo poi è andato via. Anche per altri motivi, è successa una cosa indegna, vergognosa in Juventus Inter di pochi giorni fa e non mi pare che ci sia tutto questo clamore. No, anche perché ci sono state delle risse acclamate Non mi pare, non mi pare, non e mi pare che accertate, vanno non è che educati. ce lo stiamo sognando noi. Poi, se è Ecco, stato non mi quadrato ad pare. accendere i fuochi dicendo una cosa poco gentile nei confronti della signora Handanovic, questo non lo sapremo mai, però per vedere delle reazioni così spropositate qualcosa è accaduto. Alla faccia della correttezza e della professionalità degli atleti che dovrebbero dimostrare in campo e fuori del campo. A me personalmente di quello che si sono detti in campo mi frega poco e a me interessa la reazione. La reazione è una reazione vergognosa quella che hanno avuto i vari giocatori e non mi pare che ci sia stato tutto questo clamore sui giornali come viene invece fatto quando c'è la Roma, ma d'altronde noi non vorrei manco parlarne più di queste cose No, perché no, significa assolutamente, però dare hai ragione, l'impressione di ci essere delle sono. vittime o soffrire di vittimismo quando invece è una realtà nuda e cruda. La Roma parlano di sistema Roma, parlano, no? Sì. Qualcuno ha sentito. Il sistema Roma ha fatto un bel sistema, la Roma, quello di non vincere mai e di arrivare negli ultimi 20 anni sempre quinta o sesta. Bel sistema che ha fatto, se aveva messo sul suo sistema. Bisogna trovare questi fenomeni che sono, no? Esatto. Quindi il sistema della Roma qual è? Quello di arrivare quinta e sesta. Guarda caso che in Italia arrivi quinta o sesta, in Europa sei una delle quelle squadre che in 4 anni ha fatto 2 semifinali e una finale l'ha Ma vinta e questo adesso si trova ai quarti di finale. Ma com'è? fatto che la Roma sta rendendo da diverso tempo più in Europa che nel campionato italiano, cioè perché questa metamorfosi? Se la squadra non dico è fortissima, perché direi una fesseria, però è forte, non è mediocre, dovrebbe avere un arrendimento diciamo alquanto similare in campionato e in coppa. Beh, io dico solo questo, che la Roma ci ha messo del suo per perdere partite, però se la Roma avesse avuto lo stesso trattamento che hanno avuto altre squadre che continuano a prendere i palloni col braccio e segnare o prendere i palloni col braccio e non prendere rigori contro e evidentemente stravolgendo quello che è il VAR, questo lo dobbiamo dire perché il Certo. regolamento cambia, l'interpretazione a secondo di chi è la squadra che commette quel E il determinato fallo. regolamento stesso non ti dà adito a interpretazione, ti dice che No, se ma ti se. colpisce il braccio o la mano è fallo tutta la vita, volontario Esatto, o involontario.
Esatto, quindi in queste situazioni ti portano quei 5-6 punti in più, 7 punti in più e non solo, non ti portano ad sembrare una squadra isterica, perché quando tu cominci ad avere pensare di subire dei torti, dopo ti convinci e magari anche quando vai a giocare giochi in maniera un po' nervosa, no? E quindi è chiaro che lo scopo è stato raggiunto. Ora io questo mi domando, perché certe valutazioni vengono fatte in un modo per una squadra o per diverse squadre, certe vengono in un altro. E poi una cosa che mi piace ribadire ancora, io ci abbiamo già parlato, scusa se No, 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 anticipo prego, anche prego, quello che Massimo. stavo. Ecco, una cosa, io ormai ho la certezza almeno che sicuramente c'è un accordo tra Sky e DAZN per trasmettere Juventus, Milan, Roma, Juventus, Milan, Inter e Lazio, perché non è possibile che in televisione ci vadano sempre loro su Sky. La Roma ha fatto un passaggio solo ed è quasi finito il campionato. La Lazio, il Milan, soprattutto, più la Juventus, eccetera, vanno quasi tutti i weekend ci si vede una di queste squadre. Adesso ritocca al Milan, venerdì tocca al Milan, poi ritocca la Lazio, poi ritocca la Juve. La Roma non c'è mai. Probabilmente, però. Allora, qual è? Non mi venisse a dire che vengono stabiliti gli orari della Lega, ma gli orari li stabilisce la Lega, gli orari delle partite. Quindi la Lega chi è? Chi è che rappresenta la Lega di queste quattro Ma squadre? probabilmente Chi è? anche una scelta di sfruttamento commerciale di sponsor, attenzione. Sponsor, ma perché secondo te la Roma tira meno della Juventus, No, della no che Lazio? tira meno la Ah. squadra, però se la Juventus ipoteticamente mi fa fare un affare d'oro, io la Juventus do uno scalino di preferenza rispetto alla Roma che mi fa entrare meno soldi. È un gioco nudo e crudo, Sì, non la è. Lazio pensa più soldi della Roma. Non lo so, io cioè, Ah, no, ma io non parlo dei soldi, ho avanzato un'ipotesi perché purtroppo, come hanno venduto i diritti del calcio non è positivo, Ecco, è perché appunto, i hanno diritti del dato calcio. Non 8 vorrei 7 però non partite vorrei su che 10 magari. c'è l'esclusiva DAZN, 7 partite su 10 e 3 le può trasmettere in contemporanea, praticamente subcontemporanea anche Sky Calcio. E già questo non va bene. Questo non va assolutamente bene perché se ci sono 10 piattaforme, tutte e 10 presentano le partite di calcio. Poi io telespettatore mi scelgo quella che secondo me è la migliore o la più economica. Invece così tu hai inscatolato anche i telespettatori perché poi dice: ma mi metto il satellite così DAZN non mi salta bene, mi faccio l'abbonamento a Sky Calcio bene, poi devo tirare fuori altri 29,90 se voglio i canali satellitari di DAZN. Perché lì DAZN, praticamente quelle partite sul sistema satellitare DAZN non saltano, si vedono cristalline, si vedono molto più definite. DAZN su Ma internet si inchioda molto facilmente. dove? Sì, ma tu stai parlando del canale che gli ha messo, dei canali che ha messo a disposizione Sky per DAZN, che tu Sì. oltre all'abbonamento devi pagare altri 5 euro in più, va bene, per poter utilizzare quella piattaforma, va bene. Il problema è un altro, i diritti di esclusiva ce l'ha DAZN. E poi è stato deciso che 3 partite a settimana vengono date e possono essere trasmesse da Sky. Le tre Perfetto. partite a settimana non si stabilisce quali sono le tre No, assolutamente, partite, no, 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 si assolutamente. stabilisce quali sono gli orari delle tre partite, quindi la domenica alle 12:30, il sabato sera alle 8:30 e il Esatto. lunedì il Monday Night o la domenica, non mi ricordo. Insomma, questi sono i tre orari. Guarda caso, chi stabilisce gli orari però non è DAZN, ma è la Lega. La Lega stabilisce gli orari Oh, ed è Moira molto in semplice, ecco. ascoltami, ed è molto semplice per chi comanda la Lega stabilire quali sono gli orari delle squadre che vuole far passare su Sky. Su questo c'è ombra di dubbio. Certo, Non sì. c'è ombra di E dubbio. Perché la Roma gioca sempre alle 6? Perché? difatti Non gioca Torino-Roma mai. c'è di nuovo alle ore 18, se non vado errato, E no? la Roma gioca sempre. Anche il derby hanno fatto alle 6. Va Attenzione, no, bene? sul derby c'è un problema di ordine pubblico, però. Il derby è Vabbè, lascia la tassativamente carta, no? o Roma-Lazio, Lazio-Roma si deve giocare alle ore 18 per motivi di ordine Perfetto, ma pubblico. guarda, senti, questa è una cosa dalla quale vedrai che un giorno uscirà fuori e dirà: ma guarda che Massimo Versotti aveva visto un po' lungo. Oppure non capisco per quale motivo, ripeto, gli orari sono stabiliti dalla Lega. La Lega, chi la comanda la Lega? Chi è che decide la Lega?
La Lega è Lotito, De Laurentiis, Agnelli, loro sono chi decide la Lega, no, sono loro che rappresentano la Lega, mica sono io. Ma perché loro vanno su Sky e io mi devo vedere ancora la televisione con la clessidra? Cioè, questo voglio sapere E perché. soprattutto Allora, con un servizio di internet che lascia ogni... per. no, perché pure quello è, perché la clessidra, come dici tu, se funzionasse a meraviglia, è uno, io sono della Roma, mi tengo da Zoom e va a fa free, cioè, basta, stop. Se non, poi Senza se parlare pago poi di. l'abbonamento devo essere anche inchiodato dalla pallina che gira, sinceramente mi No, non sento un solo, po'... ma vogliamo parlare poi delle seconde voci, vogliamo parlare dei Quella è una cronisti, vogliamo scelta parlare. editoriale dei gruppi. Ecco, Se vogliono delle seconde voci che non sanno né starsi zitti né parlare, sono affari loro. lo so, ma io so che senta la partita, però sono io che pago l'abbonamento. Certo, sì, Capito? E fuori non posso, discussione. non è concepibile che io debba sentire delle seconde voci che ogni volta che fanno un commento stanno 20 minuti a parlare e ci raccontano la stessa, sono tutti diventati Adani della situazione, senza averne le caratteristiche e le capacità, secondo me. Ma È comunque questo vero. è un mio tifoso, è un mio pensiero da tifoso, che io sento la radio, siccome pago, usufruisco di un servizio e vorrei che questo servizio mi fosse concesso in maniera adeguata, e questo non è, però ripeto, va bene così, Stream anni evidentemente. fa aveva fatto la doppia telecronaca, quella fatta dalla casa satellitare e quella fatta dal cronista tifoso. Se non vado errato, noi avevamo Carlo Zampa all'epoca. E ognuno si sceglieva poi la radiocronaca che voleva di più. Però E questo era così, anche sì. all'epoca di Stream e Telepiù, che cominciavano le seconde voci, e tante volte non erano ascoltabili, ma non perché non ci dovesse essere la seconda voce, perché era di parte contraria, proprio palese, in modo chiaro, netto e inequivocabile. Allora, se tu stai facendo la radiocronaca e il commento alla partita, pure che sei tifoso di una delle due squadre, o sei tifoso della Juventus o del Milan, di quello che ti pare a te, tu in quel momento devi essere imparziale al 100%. O mi sbaglio? Sì, vabbè, Eh comunque sì, siamo perché andati questo ti oltre. insegnano alla scuola di giornalismo, se devi essere cronista sportivo, No, radiocronista o ma è telecronista. così, ma io, meglio piuttosto chiedo scusa che ho messo un argomento che No, potrebbe no, no, meglio no, non no, affrontare, perché non è perché che devi però chiedere sta scusa, cosa, la storia esiste, la situazione esiste. ecco, sta storia a me da tifoso mi dà fastidio. Mi dà fastidio che io in 20-30 partite, quante ne hanno già fatte, io ho visto la Roma una sola volta sullo Sky e devo continuare a vedere, pago un abbonamento, devo continuare a vedere Milan, Lazio, Juve e Milan, Lazio, Juve, Inter, Milan, Lazio, Juve, Inter, Inter, Juve, Milan, Lazio. Cioè, sempre loro. Vai a vedere quanti passaggi hanno fatto la Roma, la Allora, Lazio avrebbero e potuto dire Milan. più chiaramente, caro Massimo, fin Scusami, dall'inizio. Prego, finisco. prego, L'altro anno il Milan ha fatto 19 passaggi prego. Sì, su Sky, 20 corrisponde. partite ha fatto, ecco, Oh. e la Roma ne ha fatte due, due o tre, Allora, quindi però, quest'anno una. bisognava essere più chiari fin dall'origine dicendo che su Sky Calcio sarebbero passate Milan, Juventus, Lazio e Napoli. Stop. Quindi chi si riscontrava in quel tifo, si abbonava a Sky, poi diminuivano gli abbonati, però. Io penso una cosa male e non la voglio nemmeno dire. Per carità. Però io ho una mia sensazione, una mia giustificazione a questo passaggio. Massimo, guarda che su quella sensazione che hai, che poi ci racconteremo in privato, siamo all'unisono. Però chiaramente bisogna essere un attimo pure diplomatici e fare, ogni tanto fare fatica a morderci la lingua, perché quello che dici te è acclarato, è un fatto acclarato, però non si vuole porre rimedio, perché rispondo pure a Milena, dice: io sono della provincia di Cremona e la cremonese che non l'hanno mai passata. Signora, lei ha ragione per quanto riguarda la sua squadra, anche se non è una squadra di grido, anche se ha dovuto aspettare Milan Cremonese per vedere la Cremonese. Ma la signora da Cremonese, gli deve dire alla signora giustamente quello che dice lei, io sono d'accordo, ma la Cremonese è passata più volte della Roma su Sky. E È vero, perché quando ha giocato quindi contro il Milan, contro... la Roma ha dimostrato con 29 sold out dell'interesse che hanno i tifosi per questa squadra, dell'amore per questa squadra, e vanno rispettati. E È non vero. sono rispettati. Tutto qua. Oh, Tutto qua. cioè, Io perché poi si è quindi. fatto questo accordo da 840 milioni di euro con DAZN, le cose devono andare diversamente, nel senso che ogni squadra
ha il suo canale di riferimento e se io sono della Roma mi seguo la Roma. Tu che sei del Milan ti segui il Milan. Poi se vogliamo vedere il canale misto di diretta, eccetera, eccetera, c'è anche il canale misto per vedere tutti i flash delle Ma partite, per carità. a me piacerebbe che i Fedkin facessero questa domanda alla Lega, perché passano sempre queste squadre? Qual è il motivo per cui passate voi e noi no? Cioè, perché i nostri tifosi devono essere costretti a vedere un canale che è ancora, diciamo, una televisione che, vabbè, proprio tra Sky e DAZN c'è un C'è un abisso abisso di qualità colossale in da questo paura, per momento, carità. come trasmissione, come definizione, come cronisti, come tutto, va bene? E quindi c'è stanno trasmettendo l'inno della Roma che cantano, che è la cosa più bella che c'è, i tifosi della Roma e mandano la pubblicità, mandala un minuto Ecco, quella è prima la stata, pubblicità. ecco, bravo Massimo, perché quella è stata proprio clamorosa. Ma vuoi aspettare che finiscono gli inni di tutte e due le squadre? Perché la partita viene giocata da due squadre, è sacrosanto per tutti i tifosi dell'una e dell'altra squadra far finire il proprio inno. Poi mandi la pubblicità, chi, cioè per carità, ma aspetta prima, no? Ma poi come viene a Roma cantato? A parte una canzone straordinaria, non è una canzone con rispetto di tutti gli inni che ognuno ha il suo, ma come tanti inni che sembrano degli inni di sagre popolari, no? Sì, Che come inni che sì. ci hanno. Questo è un inno che rappresenta Roma, la città, ed è una delle più belle canzoni che ha fatto Venditti. Va bene, quindi non solo quello, ma c'è anche quella di Non so la mai, eccetera, C'è insomma, anche quella di tutte Marco quelle che noi Conidi, mai. hanno sfumato anche Ecco, quella, va bene, Massimo, quindi non c'è Allora, se io qualcosa sono tifoso che. della Roma e pago l'abbonamento, certo non me l'ha detto il dottore, ci mancherebbe altro, però devo essere, i miei soldi devono essere rispettati come i soldi del tifoso del Milan, della Juventus, del Napoli e della Lazio. Ma no, Diamine! ma poi si stupiscono perché qualcuno fa abbonamento e perché vanno a vedere le partite su internet, tanto se poi le trovi le partite su internet, però quando vuoi c'è chi le Ma poi trasmette se senza tagli la bisogno di corda, non fai pagare. l'abbonamento, te ne vai a un pub, paghi 5-6 euro la partita, te la vedi su maxi schermo da 75 pollici. E sinceramente preferisco stare con la gente che magari commenta anche animatamente, con colori molto folcloristici, con tonalità folcloristiche, che tante volte sentirmi il pappone, buono Roberto, grazie. Il pappone della seconda voce che, ecco, ma si sa, questo giocatore è scarso. È arrivato il professore, è arrivato. No, lascia perdere, Capito? guarda, Cioè, non io esiste. sono costretto ormai da quando è iniziato il campionato a vedere la partita senza sonoro, col muto. Sì, tante volte si va meglio, sai. No, no, smuto, io li tolgo perché mi innervosiscono solo sentirli parlare, cioè io da come le prime parole che dicono già mi innervosisco e quindi lo metto muto, vedo la televisione muta Oh, e qualcuno via. ci consiglia di togliere l'audio o di DAZN o di Sky e di mettere quella di Rai Radio 1 che Non sembrerebbe. va in contemporanea, No, qui è esatto, dentro solo quello perché viene sembrerebbe che invece sfalsata. sia molto più di classe e molto più imparziale. Non lo sento di solito, quindi non posso giudicare. Però, Ma è sì, sfalsata, come si e non va diceva. bene perché o è sfalsata in anticipo o in posticipo. Magari l'azione tu l'hai vista 2 minuti prima e quello te la commenta 2 minuti dopo, o viceversa, insomma, va bene così. Allora, abbiamo fatto bene a evidenziare questo aspetto, dobbiamo andare verso la chiusura. Torino-Roma. Beh, io sai, dopo l'ultimo pronostico che ho fatto Roma-Sampdoria, ho detto che la vedevo brutta e poi la Roma ha vinto 3-0, devo dire che la vedo bruttissima io col Torino, cioè molto, ma molto più brutta di come era con la Sampdoria, no scherzo, è che le partite della Roma, ripeto, sono troppi i fattori che incidono sul risultato della Roma, il primo è la Roma e non si sa mai come inizia, come approccia la partita, e poi la gestione, se
l'arbitro che va a arbitrare è in forma, se magari è un momento così e magari danneggia il Torino, no? Questa volta potrebbe danneggiare il Torino. Cioè, io queste cose non dovrebbero più succedere. Nell'era del VAR non dovrebbero succedere. Ci Stanno dovrebbe essere succedendo peggio di quando un non c'era il VAR, porca miseria. Esatto, ci dovrebbe essere un regolamento univoco e ogni decisione che viene presa si sa che il fallo di mano è rigore, quello non è rigore. No, sì, ma forse ha preso il braccio, l'ha sfiorato, non l'abbiamo visto. Guardiamo quello che ti possono far vedere in televisione, come il gol che ha preso, il rigore che ha preso la Roma contro il Sassuolo. Si è Sì. vista la reazione di Kumbulla, ma non si è visto il calcio che Berardi ha dato E sotto i Berardi l'ha fatta testicoli franca, a attenzione, Kumbulla. Berardi non è stato No, no, sanzionato ma per nulla. il signor Pairetto, che era la moviola, non ha fatto vedere quelle delle immagini, evidentemente a lui non gli sono arrivate, però questo Probabilmente non bisogna sono arrivate e l'arbitro è stato dirlo. viziato da un'immagine che non era completa. Ma questo bisogna dirlo, perché abbiamo visto tutti che lui struscia il piede, come si dice a Roma, struscia il piede sotto i testicoli per dargli un calcio, no? È chiaro che Kumbulla ha reagito a quella cosa, non è matto Kumbulla. No, Poi non doveva assolutamente. reagire, non doveva reagire, doveva essere espulso. Ma lì andava fischiata la punizione per paura della Roma. Espulso Kumbulla e forse anche Berardi. No, no, doveva uscire dal campo anche Berardi. No, no, lo stesso metro di Cosa hai fatto? giudizio. Hai perso la partita, hai perso un giocatore, hai perso la domenica dopo altri tre squalificati, ma insomma dai, a me questo non mi piace. Eppure contro la Questo è Sampdoria ne indignante. avevamo 5 di meno di titolari, però grazie a Mourinho siamo riusciti a far quadrare il cerchio. Ecco, a me questo è il sistema che hanno messo in piedi, che non mi piace, non il sistema Roma, perché c'è il Ma lascia Brusolette. stare, Questo è il c'è il sistema che non mi sistema Roma, piace. ma per cortesia, Ecco, siate. il sistema che non mi piace è questo, dove ognuno sa a chi sta come gli pare, capito? A seconda di quello chi ha fatto il fallo, è rigore o non è rigore. Perché questa è la realtà, bisogna dirlo. La moviola viene lasciata all'interpretazione dell'arbitro o di chi sta a fare. Ti dà perfettamente ragione Serena che ti augura buona Pasqua a te e famiglia e dice siete pure troppo calmi. Va bene, Ma va non possiamo andare oltre. No, Sì, eravamo al bar, cara Serena. Milena, ecco, Milena dice che abbiamo trovato la giusta tonalità per far capire a tutti quello che è nella realtà e per non dirlo pubblicamente. Vabbè, siamo dei maghi, non lo so. È un meccanismo ibrido che però funziona. Grazie Milena, auguri anche a te. Amalia Rodriguez. Vabbè, io prendo per buona Amalia Rodriguez. La Roma è condannata a essere sempre inferiore. Allora, se la Roma è inferiore sul campo, va bene e ci arrabbiamo lo stesso, però è sul campo. Se ce la devono far scendere loro, allora vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, Amalia, è vero però. Perché se la Roma per suoi demeriti, che ne so, scende in classifica, che cosa ci puoi fare? Gioca male, pazienza. Quando sono gli arbitri che vedono la Roma scricchiolare e ci mettono pure del loro, beh, non va bene, eh. No, non va bene, ma questo è il calcio in Italia, è sempre stato così. Una volta, immagina, io una volta le cose le vedevo perché andavo a vedere le partite, e quindi, ma non c'era nessun passaggio in televisione. Immagina quante angherie hanno fatto, E che noi non quanti dopori sapevamo, no? hanno fatto, Perché poi la perché nessuno domenica vedeva. alle 7 della sera c'era la sintesi della partita, erano 20 minuti. Vedevi un secondo tempo, il primo tempo della partita e basta, non vedevi Poi altro, le quindi domeniche non vedevi, non sportive c'era. erano molto censurate, Che quindi voglio quindi non dire, sapevi questo era nulla. il Adesso che calcio, ti era il seguono calcio. pure se quello si mette male il calzettone, adesso sai tutto, normale. Ecco, quindi voglio dire, poi sono andati a guardare tante cose, invece di guardare altre cose hanno visto di ammonire un giocatore perché si toglie la maglia, di un giocatore perché sotto ne portava un'altra, e tutte stupidaggini che hanno cercato di migliorare il calcio. Per migliorare il calcio dovete cambiare gli uomini, per migliorare il calcio dovete mettere delle regole ben precise, e innanzitutto la prima cosa da fare è rendere professionisti gli arbitri, liberarli, staccarli da ogni sudditanza nei confronti di chiunque. Non può, la federazione arbitri non può dipendere dalla Lega. Eh sì, Questo è perché il sennò il gioco è discorso. sempre quello, eh. Se no si va presto, cioè, voglio dire, non va Cioè, bene, la no? Quindi sudditanza psicologica per essere non devo fare debellata tre è. lavori, No, ma no, io hai come detto arbitro devo bene, la fare tre classe lavori. arbitrale deve essere autonoma al 100%. Quando Sì, si e deve essere raggiungerà quella professionista, deve avere un altro indipendenza, lavoro.
Capito? Ma quando si raggiungerà quella indipendenza, forse vedremo meno ingiustizie e arbitri più L'arbitro non all'altezza deve della avere situazione. due lavori, non deve fare l'arbitro e poi fa il lavoro suo, capito? E Perché tante soprattutto volte non i si deve tempi. ergere a protagonista perché molti Ecco. hanno il protagonismo eccessivo nel loro DNA. Allora, i E poi protagonisti questo di una fatto. partita, caro Massimo, sono i giocatori, non l'arbitro. Ecco, e poi questo fatto che non può parlare l'arbitro, non può fare dichiarazioni, dove sta scritto? L'arbitro va intervistato alla fine della partita, gli si fa rivedere come fanno vedere ai giocatori, agli allenatori, gli episodi del rigore, le cose dei gol annullati, li guardano, li commentano, dice questo non era rigore. Allora tu gliela fai rivedere all'arbitro, gli dici questo hai dato il rigore ma non c'era. È vero. Quindi voglio dire, dopo, alla fine, che succede? Sì, non c'era, benissimo, stai a casa per un mese e non prendi i soldi. Non Vedrai prendi che soldi, non hai un comincerebbero a altro sentire. È lavoro. vero, è vero, è Non vero, è hai... vero. Il fatto è che chi giudica in questo paese si può permettere di sbagliare, va bene, ora sbagliare è umano perché sbagliare possono sbagliare tutti, ma quando sei errori talmente grossolani e poi dopo, vabbè, ormai io il danno l'ho fatto, pazienza, Certo, io ho sì. sbagliato buona fede e qui mi pare come parlare dei giudici, no? Quando condannano le persone e poi magari si fanno 30 anni e sono innocenti. Cioè, hanno sbagliato, ma chi paga lì? Pagiamo sempre noi, È e vero, è quello che è vero, è finito in vero, è vero. galera. Massimo Penso, allora, dovevamo parlare un po' più della partita, ma la partita ce la vedremo sabato pomeriggio, quindi dopodomani. E abbiamo fatto bene, ti dico al volo, ad evidenziare queste situazioni che sono a dir poco incresciose. Ed è giusto che tu le abbia evidenziate nella migliore delle maniere di esposizione. Oh, e di questo sono felice e contento. Anche da Napoli, dalla direzione, dalla testata giornalistica, arrivano apprezzamenti per quello che hai detto. Giustamente i tifosi pagano, ma a volte non vengono calcolati. È giusto, sì, purtroppo è così. E i soldi dei tifosi sono sacri, non sono obbligati i tifosi a fare gli abbonamenti o andare allo stadio, però se scelgono questa situazione devono essere rispettati perché pagano o il biglietto o l'abbonamento satellitare o Pay TV che dir si voglia. Allora, Ma certo. veniamo alla conclusione. E giovedì, una volta si diceva di giovedì santo sono i sepolcri perché questi tabernacoli venivano sistemati a piramide. Oggi finalmente si dice che il giovedì santo è l'ultima cena di Nostro Signore. Con l'occasione ci facciamo gli auguri di buona Pasqua e Pasquetta, poi se li rifaremo anche in privato. E soprattutto, ragazzi, è Pasqua non solo per riposarsi, ma anche perché ci sta un signore che a 33 anni si poteva fare benissimo la sua vita e ha dato la sua vita per noi. Ci ragioniamo un attimo senza entrare nella sfera religiosa. Chi gliel'ha fatto fare quello di farsi crocifiggere per noi? Vabbè, stop così. Tanti carissimi e affettuosissimi auguri a te, a tua moglie, a Valentina, a Mario e alle loro rispettive famiglie, giustamente. Tanti auguri anche a te Roberto, alla tua famiglia e auguri a tutti quanti, tifosi, non tifosi, tutti quelli che ci ascoltano e anche quelli che non ci ascoltano. Insomma, speriamo che Esatto. sia una Pasqua serena, anche se purtroppo ormai stiamo andando nel mondo proprio verso un declino inarrestabile, troppe cose Che che non ci vanno portano bene, speriamo veramente. di poter Che non vanno bene, cambiare. ci mettono paura. Guarda le vicende in America, E che succede con come Trump, no, guarda che succede con l'Ucraina, chi ha torto, chi ha ragione, ma chi fa guerra non ha mai ragione. Quindi voglio Assolutamente, dire, chi usa la quindi, violenza non ha mai ragione, è ecco, vero. capito. Poi bisogna vedere perché nascono queste cose, perché ci Giustamente. sono, perché avvengono, non sapremo mai quella che è Massimo, la verità. Purtroppo ti è così. lascio, ti augurando di buon pomeriggio con Mai sola mai di Marco Conidi che abbiamo preso come nostro inno per questa fede, per questo amore che si chiama Roma. Forza Roma, dai Benissima, Roma! bellissima canzone, Oh, e bellissima canzone, bellissimo inno alla Roma. grazie sempre della tua cortesia, affettuosità e disponibilità che hai nel parlare qui. Grazie a te, buon fine settimana e Grazie, forza Roma, sempre Roberto. Forza Roma, Ciao, grazie Massimo, ciao ciao. ciao.